Perché l'ultima puntata, amici? Perché? Beh, ve lo dico subito. Ultima puntata perché, amici, siamo arrivati alla fine di questo viaggio in questa Alpha 15, arrivata ad Alpha 15.2. E possiamo... Vabbè, era mezzo buggato il coso. Possiamo essere contenti di tutto quello che abbiamo fatto e adesso torneremo indietro da questa parte qua. Ovviamente, amici, giusto per dirvelo e per continuare un po' quello che dicevamo anche nella scorsa puntata, è stata... abbiamo superato le 40 puntate. È stata veramente una serie lunga. Lunga, importante, dove abbiamo visto tantissime cose. Guardate che bei posti, proprio bei posti. E stavo dicendo, amici, ultima puntata per caricarci per la prossima alfa, ovviamente. Più di 40 puntate fatte, minuti e minuti, ore e ore e ore spese per un ottimo gioco, credo degli ottimi gameplay, ho visto che vi sono piaciuti parecchio e ovviamente andremo avanti tranquillamente perché tanto questo canale non ha pubblicità, quindi se ne frega tra virgolette degli adblock eccetera eccetera, è tutto gratis, quindi chi se ne fotte. Ma siamo qua, che è un'altra casa, siamo comunque, attenzione, c'è un fottio di gente qua, c'è una, cos'è, una centrale. Una fottuta centrale, siamo in una zona brutta, credo. Dobbiamo dare un'occhiata nella mappa, sì. Una sorta di, credo, centrale. Proviamo a circumnavigarla, visto che siamo con la moto, sta arrivando il giorno. Un bel cielo ci... Guardate che cavolo di... zombie che ci sono qua, ovviamente con sempre con la moto che va di uno scatti a far paura. Mi sembra che sia tipo una centrale o qualcosa del genere, qualcosa a che vedere con un'antenna radio, qualcosa di strano. Zombie a go-go, ovviamente immancabili, devo dire, perché gli zombie... È da un po' che non vedo i miei amici cani zombie e sono preoccupato per questo. Però va bene così. Ora direi di farci ovviamente il giro di qua. La moto, 61% di batteria, 55 a questo punto di benzina. Stato della moto, 91%. C'è da dire una cosa, là c'è un'altra costruzione. Cioè, ci sono dei rumori inquietanti. Qua c'è un'altra costruzione, è un teatro. Un teatro. Dovremmo farci un giro in questo teatro. Sempre zombie ovviamente permettendo. Oh, qua abbiamo un nostro amico sopravvissuto che purtroppo è morto. Non aveva niente di che. Qua c'è un altro. Usiamo un po' di proiettili. Ok, la situazione... No! Potrebbe! Ve l'ho detto! I fottuti cani, ve l'avevo detto! Non ci lasciano mai staia! Fottuto cane! Portalo qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Niente, non vuoi, va bene! Mezzi pesanti! Mezzi pesanti! Mica c'è problema! Attenzione! 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 Fa male, amici! Nell'ultima puntata! Sbranato dal cane, avevamo già poca vita. Sbranato dal cane, fottuto dagli zombie maledetti. Bisogna andare a recuperare tutto, ma in realtà sponiamo pure tranquillamente nella nostra casa. Dovevamo tornare qua, poi ovviamente andrò a riprendere la moto io off camera, ma dovevamo tornare comunque qua, quindi va bene tutto.
Va bene tutto tra virgolette, nel senso potevamo anche non morire e siamo morti. Il vantaggio è che la gamba è tornata perfetta. Dunque, amici, allora, in questa sostanzialmente questa ultima puntata vuole essere una puntata di chiusura. Puntata di chiusura perché, guardate qua, ho messo anche male le cose. Puntata di chiusura perché intanto vi faccio un tour di quello che abbiamo costruito assieme. Ovviamente c'è parecchie cose da risistemare, ci sono cadaveri di zombie ovunque, però chi se ne fotte. E come vedete, nell'ultima puntata avevo chiamato lo cane zombie, il cane zombie è arrivato e ci ha pure ammazzato, eravamo già messi male, maledetto cane zombie. Però siamo qua nel nostro bellissimo rifugio, al 73esimo giorno, eccolo qua, il nostro bellissimo rifugio, adesso faremo anche un tour interno, è abbastanza veloce. Ultima puntata per caricarci al meglio verso l'Alfa 16, con tante novità. Quando esce l'Alfa 16 si parlava prima ad agosto, anzi a settembre, poi si è detto ad agosto, poi a luglio, adesso sembra giugno. Insomma, siamo a maggio e ne vedremo di belli. Serve ovviamente per caricarci un po', perché dopo un po' che si fa lo stesso gioco per fottio di tempo, uno, tra virgolette, non è che si annoia, ma ha bisogno di cambiare aria. Cambiando aria si carica e poi può ripartire meglio. Questa zona del giardino bisogna coprire assolutamente lì o mettere magari una porta. Qua il bunker, si poteva fare tranquillamente anche un bunker, non siamo riusciti a farlo. 42 puntate, vi ricordo amici, 43, non mi ricordo, sopra i 40. Qua il nostro piccolo orticello con la yucca, fantastica. Il nostro grano, qualche piantina. Insomma, il nostro rifugio era fottutamente bello. Vi ricordo comunque che nella descrizione trovate il link con la playlist. Che cavolo serve la playlist? La playlist è fondamentale in un canale di YouTube perché se premete la playlist partite dal video 1 e arrivate fino all'ultimo video. Se vi siete persi qualche video oppure volete vederli tutti in sequenza, quello è il metodo migliore, amici, migliore. Non è l'unico metodo, potete anche andare in ordine come volete voi, piuttosto che però trattasi di una serie. E quindi ha una sua linearità. Andiamo a vedere dentro la casa. E questa era la nostra casa che purtroppo non abbiamo terminato. Anzi, magari con un glass panel, un martello possiamo andare a sostituire magari un ultimo vetro, magari questo che è tutto rotto. E ci piazziamo questo qua. Eccola, e abbiamo sistemato un altro vetro. Ce n'erano veramente tanti. Abbiamo un sacco di ceste. Ceste, questa è la cesta dove buttavo dentro la roba per poi smistarla. Sarebbe bellissimo se nella prossima alfa mettessero un sistema, non dico di smistamento ceste, ma qualcosa che automatizzi un po' anche le costruzioni. Qua abbiamo i materiali che si trovano di solito più raramente, in questo caso qua, negli altri casi un po' di meno. Qua abbiamo tutte le cose che riguardano cose varie. Qua tutte le armi, cagatine varie, compreso bazooka, lanciarazzi, eccetera, eccetera. Qua il reparto medico, qua il reparto indumenti più cagatine di costruzione. Tutto qua, poi abbiamo il nostro laboratorio chimico e qua abbiamo ovviamente la nostra workbench. Qui abbiamo il nostro bedroll, il nostro sacco a pelo e basta, perché qua poi ci sono le solite cagatine che abbiamo. Che abbiamo ereditato dalla casa, casa che abbiamo fatto diventare un bunker che non sono mai riusciti ad espugnarlo in tutto questo tempo qua. Poi potremmo anche andare sul tetto, ci dovrebbe essere una scala da qualche parte. Eccola qua, guardate la scala, ci permette di andare sul tetto dove l'idea poteva essere quella, ovviamente, guardate il panorama che si vede da qua. L'idea poteva essere quella di fare una torre, anche se la torre non è stata più fatta, ma magari nella prossima puntata possiamo ben pensare magari di farla. E mi sono rotto ancora la gamba più questa puntata perché sono scivolato. Ok, curiamoci la gamba. Era destino che la gamba si rompesse tutte queste volte qua. Era veramente un fottuto destino. Non ho neanche un fottuto pezzo di legno. Neanche. Sapete cosa vuol dire un pezzo di legno? Non ce l'ho. Non ce l'ho. Allora, prendiamo due di cloth. Perfetto. E il legno, ma non c'è.
Intanto continuiamo il giro. Cane, rottura dell'osso, insomma, devo dire che la sfortuna in questo gioco non mi ha mai abbandonato e ne abbiamo viste veramente di tutti i colori in questa alfa qua. Però amici, non dovete essere tristi perché torneremo presto e ovviamente facendo anche così darò più spazio ovviamente ad altri giochi. Che ci sta a portare varietà, perché sennò, insomma, fare sempre lo stesso gioco dopo un po' potete dire quello che volete. È un bel gioco, lo dico anch'io. Ti permette di fare tante cose, sono belle le avventure, vi ringrazio anche, adesso ci siamo dimenticati per fortuna. Vi ringrazio anche per seguire così attivamente questa serie. Mi avete detto che vi piace il gameplay perché porto comunque un gioco che non tutti portano perché comunque vi divertite a seguirla. Ovviamente, amici, io mi diverto con voi, però dopo un po', cioè, bisogna cambiare gioco, bisogna evolverci nel senso di, anzi, non evolverci, dare diversità un po' al canale, se no diventa il canale di 7 Days to Die e di altri 4 giochi. No, è il canale nostro assieme. Gratis, vi ricordo, senza che prenda neanche un soldo, solo per passione. Sono in pochi che fanno questa cosa qua su YouTube. Probabilmente con la storia di questa adpocalypse, così la chiamano, dove praticamente alcune major di pubblicità non metteranno più pubblicità, quindi sono state drasticamente ridotte gli introiti da parte di qualcuno ed è addirittura. Stanno arrivando dei cani zombie, li sento. Ed è addirittura, stavo dicendo, guardate i cani zombie! Fottuto cane zombie che è riuscito a entrare, speriamo che muoia. Sto cercando di tirare giù la porta. Porca ceba. E ovviamente ci sono anche la storia delle restrizioni. La storia delle restrizioni che, voglio dire, cioè le restrizioni ha messo un po' di crisi. Allora, io ti avviso, se tu apri quella porta lì ti sparo addosso una razzata che non hai idea. Intanto diamo un'occhiata un po' al personaggio, guardate qua, il personaggio l'abbiamo vestito così, vi ricordo il nostro amico Tac, eccolo qua, mi chiamo sempre l'elmetto. Adesso si è pure spento, ma va bene, chi se ne frega. Andiamo a dare un'occhiata a livello 63, qua ci sono tutti i parametri. Siamo morti 12 volte in 40 puntate. E vi ricordo in alcune puntate sono morto anche 2 o 3 volte. La più alta permanenza è 11 ore e 23 minuti, non fa parte di 11 ore del gioco, ma 11 ore effettive della vita reale. Abbiamo craftato 11.665 cose e abbiamo corso, comunque camminato, 127,12 km, veramente tantissimi. Zombie kills 408. Quello farà una brutta fine. Andiamo a vedere le skill. E attualmente questo, abbiamo altri punti da spendere, ma adesso ve le faccio vedere rapidamente. Queste le skill che abbiamo in tutte queste puntate. Fatto salire e ve le ho spiegate un po' una a una. Ci sono puntate in cui le spiego, quest, a parte le prime, le altre non le abbiamo fatte, però siamo andati avanti con altre cose. Sarebbe bello nella prossima puntata avere degli obiettivi più interessanti, magari fare qualche missione o magari, come avete detto voi, e sono d'accordo con voi, scoprire cosa ha creato questa epidemia. Ci sono dei giornali per terra. Ve l'ho fatto vedere più di una volta che raccontano dell'epidemia, scoprire chi ha creato questa epidemia e magari trovare magari lo zombie alfa, quello dove è partito il tutto. Ora, fottuto cane! Il blindato regge, il problema è che non riesco a prenderlo da qua, però potrei fare una cosa, adesso su questo cane. Allora, amico, hai rotto altamente. Adesso io mi piazzo qua, amico, senza cadere. Lui è caduto. Ah, viene addirittura qua. Allora, amico,
Vuoi morire male? Mi sta seguendo, io voglio sparargli, ma lui mi sta seguendo. Eccolo là! Sparito dalla faccia della terra, credo. Dopo una razzata così, la vendetta. Amici, la vendetta è compiuta, caro mio amico cane zombie. In questa ultima puntata è vero che mi hai ucciso, ma io a tua volta ti ho ucciso con una bella razzata. Guardate il razzo sparito. Tra l'altro, proviamo la portata a vedere se arriva là. Assolutamente sì. Spacca anche a bestia le cose. Molto interessante, amici. Allora, per questa puntata e ultima puntata è tutto, ma non sarà l'ultima puntata, come ben sapete. Ci rivedremo presto con l'Alpha 16. Continuate a seguire il canale. Troverete altri giochi, altri survival, altre serie. Tutte molto interessanti che seleziono con accuratezza perché possono trasmettere qualcosa, possono insegnarci qualcosa, possono raccontarci qualcosa e possono farci divertire, ovviamente. Da Amorus è tutto, ci vediamo nel prossimo fottuto video. Commentate, lasciate un like e ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Condividete il video con i vostri amici. Da Amorus è tutto, ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!